la mia candidatura alle europee nasce e parte da Reggio Emilia. Dopo 5 anni di lavoro in consiglio comunale, nei quali insomma, credo che il Movimento 5 Stelle abbia dimostrato di fare un'opposizione unicamente avendo come unico scopo il bene dei cittadini reggiani, abbiamo pensato di proporre la mia candidatura per l'Unione Europea perché il nostro territorio esprime anche tanto valore che merita di avere un punto di raccordo con l'Europa. In particolare, i temi che a me sono molto cari sono quelli relativi all'ambiente e da qui la presenza anche di Francesco Fantuzzi, il cui impegno conoscono tutti rispetto a questo tema, e il discorso piccola e media impresa e agricoltura. E qui quindi ho voluto di fianco a me Paolo Crotti che oltre ad avere un'azienda agricola che tutti conoscono, molto impegnato nel discorso del parmigiano e del vino, quindi eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, conosce benissimo quali sono i problemi che affronta la piccola agricoltura. Abbiamo anche un programma col Movimento 5 Stelle che è, non so se avete avuto occasione di leggerlo, è un programma molto articolato, credo che sia definito molto bene e che rappresenta in pieno questo mio intento, che è quello di portare Reggio Emilia in Europa. È un programma che per prima cosa dice basta austerity, nel senso che in questi anni abbiamo vissuto una situazione di difficoltà che affonda le radici con la crisi del 2008, ma che comunque è stata caratterizzata anche da una serie di politiche economiche restrittive che hanno indebolito tutti. Nel Movimento 5 Stelle c'è quindi basta austerity, c'è quindi l'idea di liberare quegli investimenti produttivi che sono a vantaggio dei cittadini e delle imprese. L'obiettivo nostro è quello di curare l'ambiente creando sviluppo e creando lavoro.